Salve ragazze e ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Per chi appunto non mi conoscesse, io mi chiamo Nicolas e sono un parrucchiere, oltre che essere un makeup lover, makeup addicted e tutte queste definizioni qua. Prima di incominciare con il video, vi ricordo, se avete voglia, di iscrivervi qua al mio canale YouTube, di lasciare un like a questo video, un dislike se il video non vi piace o un commento, sempre espresso con educazione. Se vi va, seguitemi anche su Instagram, vi lascio qua il mio Instagram e lo trovate anche qua sopra. Allora raga, come vi ho anticipato, sarebbe arrivato questo video, me lo state chiedendo in tantissimi, io sono felicissimo di potervelo registrare. Come avete letto dal titolo, parliamo dei miei 5 consigli per capelli grassi. Arriveranno anche le altre tipologie di video, però sto aspettando in quanto le voglio fare con delle persone che sono che hanno effettivamente questa problematica, quindi capelli crespi, capelli secchi. Oggi ho anche questa atmosfera da Barbara D'Urso e quindi diremo di quindi direi subito di cominciare. Quindi consiglio numero 1. Il primo consiglio, raga, che posso darvi riguardanti i capelli grassi è quello di non lavarli troppo spesso. So, raga, che questo consiglio lo ritrovate tante volte, magari nei forum, nei video YouTube, però, raga, è la sincera verità. Cosa significa? Più voi lavate i capelli, più le ghiandole sebacee produrranno il sebo. Quindi, andando a lavare i capelli molto spesso, le ghiandole, diciamo così, sentendo che c'è una mancanza, tra virgolette, di sebo, andranno a produrne ancora di più. Per tutte quelle persone che mi dicono io li lavo la mattina e il pomeriggio sono già sporchi, allora purtroppo raga dovete cercare di resistere. Iniziate dal mio punto di vista a lavare i capelli magari un giorno sì e un giorno no, e poi allungate sempre di più i giorni in cui non lavate i capelli. Quindi magari iniziate con un giorno sì, un giorno no, poi un giorno sì e due giorni no, andando avanti così in modo tale che le vostre ghiandole si regolarizzino, possiamo dire in questo modo. Spero di aver usato la terminologia corretta, nel caso perdonatemi. E quindi vi consiglio di utilizzare magari delle acconciature, quindi magari il primo giorno li tenete sciolti, il secondo giorno magari li legate, il terzo giorno magari tirate avanti con un pochino di shampoo sec. Consiglio numero 2. Consiglio numero 2 che posso darvi è quello di utilizzare degli shampoo non troppo aggressivi. Mi spiego meglio. Tante volte le persone che soffrono di cute grassa utilizzano degli shampoo per cute grassa. E secondo me è la cosa più sbagliata che si possa fare, in quanto gli shampoo per cute grassa sono solitamente degli shampoo eccessivamente sgrassanti, eccessivamente purificanti. E quindi andare a lavare i capelli con degli shampoo troppo pulenti, fatemi passare questo termine, fa in modo che le ghiandole stimolate, sentendo appunto che tutto il sebo è stato prosciugato in profondità, produrranno ancora più sebo. Quello che posso consigliarvi è di utilizzare magari non degli shampoo troppo aggressivi, troppo purificanti, ma è meglio secondo me utilizzare degli shampoo sebo regolatori, come per esempio lo shampoo sebo regolatore di Fanola. Lo shampoo è molto molto buono, ha un odore che a mio avviso è molto brutto, sa un pochino di medicinale, però raga vi posso assicurare che è veramente veramente valido come shampoo sebo regolatore. Il terzo consiglio, raga, che posso darvi è quello di pulire la vostra piastra. Ora voi mi direte, per tutte quelle persone che utilizzano la piastra o magari anche delle spazzole eccetera, vi consiglio di pulire gli attrezzi che utilizzate, chiamiamoli attrezzi, gli strumenti, in quanto la piastra è uno degli elementi che non viene mai pulito a casa. Semplicemente cosa dovete fare per pulire la piastra? Prendere un dischetto di cotone, mi raccomando la piastra deve essere fredda raga, mi raccomando, vi bagnate il cotone con dell'alcol, quello rosa, dovrebbe essere l'alcol etilico, e passatelo sulle piastre della piastra. Le piastre non sono altro che le parti che poi vanno solitamente a surriscaldarsi della piastra, perché quelle sono le parti più sporche. Cosa succede raga? La piastra non viene mai pulita e lì si vanno ad annidare magari dei residui di prodotti, per esempio magari non ho sciacquato bene la maschera e vado a passare dopo la piastra, ecco, questo residuo finirà sui capelli. Oppure applico degli oli styling, applico il termoprotettore, tutti questi prodotti vanno ad annidarsi sul lato sul bordo della piastra con una patina super schifosina raga.
No. Mi raccomando, raga, ovviamente prima di utilizzare la piastra fate passare circa 10 minuti, 15 minuti in modo che l'alcol evapori. E mi raccomando, la piastra deve essere fredda, perché sapete bene che l'alcol e il calore non vanno d'accordo, a meno che non volete che vi esploda la piastra e la casa. Comunque, raga, un altro consiglio che posso darvi su capelli grassi è quello di fare dei massaggi quando lavate i capelli delicati. Ci sono persone, mi è capitato anche in salone di vedere persone che lavano i capelli utilizzando anche le unghie. Ecco raga, questa è la cosa più sbagliata che si possa fare, soprattutto utilizzare le unghie che vanno a lacerare la cutie. Quindi utilizzare dei massaggi più delicati, soprattutto fare dei massaggi magari più prolungati, perché tante volte mi capita di vedere sia nei ragazzi che nelle ragazze che ci sono le persone che utilizzano una grande quantità di shampoo, la posizionano sui capelli, fanno così e basta e sciacquano. Cioè, dal mio punto di vista è importante fare dei massaggi sulla cute, mi raccomando, e non sulle lunghezze. Quindi la parte che voi dovete andare a pulire è qua, non è qua. Appunto, dei massaggi belli circolari e dei massaggi soprattutto delicati, raga, mi raccomando. L'ultimo consiglio invece che voglio darvi è quello forse magari più stupido, ma secondo me è anche uno, diciamo così, tra i più importanti. Non voglio dire quello più importante perché non è corretto, ecco. Sicuramente, raga, vi sconsiglio di farvi la frangia. E in generale il consiglio è quello di non cercare di toccare... Ecco qua il frigo che si accende. Il consiglio che posso darvi è quello di toccare i capelli il meno possibile e di evitare la frangia o ciuffi corti, in quanto la frangia, andando a depositarsi, a appoggiare su questa zona qua, solitamente chi soffre di cute grassa ha anche la pelle tendenzialmente grassa. E quindi io vi sconsiglio di fare ciuffi, frangia, ciuffi corti, perché questi si andrebbero a sporcare in 2 secondi. Cioè, vi consiglio di non toccare i capelli molto spesso, in quanto già i capelli si sporcano in maniera molto veloce di loro, andando a toccarli magari con le mani sporche di altri prodotti o magari sporche in generale, andrete a sporcare i capelli ancora di più, ancora maggiormente. Allora raga, il video termina qua. Io spero di essere stato chiaro. Questo è un video un pochino più veloce rispetto al solito. Fatemi sapere se avete altre domande in merito ai capelli grassi, se volete altri consigli. Spero di avervi aiutato in qualche modo e fatemi sapere se qualcuno, diciamo così, dei miei consigli vi è stato utile. Commentate qua sotto, lo sapete, io rispondo sempre a tutti, o almeno cerco di mettere un cuore a tutti. Ma per chi se lo fosse chiesto, le ciglia finte sono sempre le stesse, quindi vi lascio il video qua dove dico, diciamo così, che ciglia finte solitamente utilizzo. Sulle labbra invece indosso uno dei rossetti liquidi di Shaq, e questo è il numero 03. E niente raga, quindi il video termina qua, quindi io vi mando un grande bacio e niente raga, ci vediamo al prossimo video.